Sia lodato Gesù Cristo, siamo il giorno della vigilia di Natale, preghiamo insieme, ecco, in modo contemplativo, le lodi mattutine. Innanzitutto chiediamo perdono al Signore, facciamo un breve esame di coscienza, chiediamo perdono al Signore, quindi facciamo la comunione spirituale, perché sia Cristo a pregare in noi, quindi sia Dio la Trinità a operare con potenza nella nostra vita. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime al peccato. Signore, misericordia, perdona. Facciamo la comunione spirituale, sempre con la disposizione che, caso non fossimo grazia di Dio, Signore non venga in noi, ma questa comunione spirituale sia invece un atto di dolore profondo, sia un impegno convertirci più profondamente secondo la volontà di Dio. Convertirci profondamente secondo la volontà di Dio. Gesù, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo con tutto il mio cuore e ti desidero ora in me, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni in me, Gesù, almeno spiritualmente. Come già venuto, ti ringrazio, ti benedico e tutto mi unisco a te. Non permettere che io sia mai separato da te. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Le voci dei profeti annunziano il Signore che reca a tutti gli uomini il dono della pace. Ecco una luce nuova s'accende nel mattino, una voce risuona, viene il Re della gloria. Nel suo primo avvento, Cristo venne a salvarci, a guarire le ferite del corpo e dello spirito. Alla fine dei tempi, tornerà come giudice. Darà il regno promesso ai suoi servi fedeli.
or sul nostro cammino, la sua luce risplende. Gesù, sole di grazia, ci chiama vita nuova. Te, Cristo, noi cerchiamo, te vogliamo conoscere, per lodarti in eterno, nella patria beata. A te lode, Signore, nato da Maria Vergine, al Padre, al Santo Spirito, e i secoli dei secoli. Amen. Vediamo il primo il Salmo 89. Lo meditiamo prima di pregarlo insieme.
Tu, Betlemme, non sei l'ultima borgata di Giudea, da te uscirà un capo, il pastore di Israele, mio popolo. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Ai tuoi occhi 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e disseccata. Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileghiamo. Chi conosce l'impeto della tua ira? E il tuo sdegno con il timore a te dovuto? Insegnaci a contare i nostri giorni. E giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli. Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi la
l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Tu, Betlemme, non sei l'ultima borgata di Giudea. Da te uscirà un capo, il pastore di Israele, mio popolo. Andiamo qualche istante ancora a contemplare, attraverso con l'aiuto di questo Salmo. E ora meditiamo il cantico, prima di pregarlo insieme. Rialzatevi, sollevate la testa, la vostra redenzione è vicina. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti con le sue città, il deserto. Esultino i villaggi dove abitano quelli di Chedar. Acclamino gli abitanti di Sela. Dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole. Il Signore avanza come un trono, come un guerriero eccita
il suo ardore. Grida, lancia, urla di guerra. Si mostra forte contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto. Ho fatto silenzio, mi sono contento. Ora griderò come una partoriente. Mi affamerò e sbufferò insieme. Renderò aridi monti e colli. Farò seccare tutta la loro erba. Trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire. Farò camminare i ciechi per vie che non conosco. Li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Rialzatevi, sollevate la testa, la vostra redenzione è vicina. Andiamo ancora per qualche istante su questo canto. Meditiamo adesso il Salmo 134, versetti da 1 a 12. Domani verrà la vostra salvezza, dice il Signore, Dio dell'universo. Lodate il nome del Signore,
Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore, il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni, uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Domani verrà la vostra salvezza, dice il Signore, Dio dell'universo. Continuiamo per qualche istante ancora a riflettere su questo salmo.
Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Domani la terra sarà liberata dal peccato, domani la terra sarà liberata dal peccato. Regnerà su noi il Salvatore del mondo, la terra sarà liberata dal peccato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Domani la terra sarà liberata dal peccato. Mettiamo brevemente il Benedictus, cioè il cantico di Zaccaria. Per Maria il tempo è compiuto, partorirà il suo figlio primogenito. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per Maria il tempo è compiuto, partorirà il suo figlio primogenito. Cristo è luce che illumina ogni uomo. La Santa Chiesa, unita nella preghiera di lode, lo attende e lo invoca. Lo splendore della tua presenza, o Cristo, vinca le nostre tenebre, ci renda degni dei tuoi benefici. Salva il tuo popolo, Signore nostro Dio. Fa che oggi e sempre glorifichiamo il tuo nome. Accendi nei nostri cuori una sete ardente di te, o Signore. Il tuo Spirito ci unisca tutti in comunione di fede e di carità. Sei rivestito della umana debolezza. Soccorri e proteggi i poveri, i malati, gli agonizzanti. Veniamo qualche istante in preghiera silenziosa, presentando le preghiere che abbiamo nel cuore a Dio.
E ora preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Affrettati, non tardare, Signore Gesù, la tua venuta dia conforto e speranza a coloro che confidano nel tuo amore misericordioso. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.